In queste ultime ore è uscito in rete un glitch molto interessante che ti permette di andare essenzialmente fuori dalla mappa. Ora c'è gente che dice che l'hanno già fissato, che si può ancora fare. Noi ci proviamo, gente. Se riusciamo a farlo, bene, se no pazienza. Ora non ti sto qui a far vedere che essenzialmente cosa ti permette di fare perché vorrei scoprire in prima persona, però vediamo questa guida fatta da questo canale su YouTube di MMOJackX57. Ok? Quindi vediamo un pochino lui che cosa ci va a dire qua. Ok, siamo da questa parte. Cosa sta accadendo? Ok, il personaggio è completamente sparito. Dice di cambiare outfit. Perché così riappare il PG, esatto. Allora, che sta accadendo? Ah, vedi, in questo momento lui è già andato fuori. Ok, allora aspetta. Rivediamo un attimino che c'è stato un passaggio un pochino complicato. Allora ti dice: Hold Alt Move Mouse to NPC Name. Click to NPC Name on F3 allo stesso momento. Ah, ok, quindi non si può fare con il pad, immagino. Va bene. Ce la faremo? Andato! È andato! Forse è andato! Totalmente a caso, forse è andato. Perché si è sentito il suono? Si è sentito il suono? Attenzione. Si è sentito il suono? Ok. Anche la tempistica. La tempistica è importante. L'avevo detto. Quindi adesso, prima di fare qualsiasi altra cosa. Prima di fare qualsiasi altra cosa, ritorno sul video. Vediamo un pochino che cosa fa. Non voglio togliermi da questo status. Allora, aspetta. Vediamo qua cosa succede. Change outfit. Va bene. Con calma. Con calma. Andiamo a cambiare outfit. Oh, cazzo. No. Io vedo robe strane. Questa è la prova del 9. Cioè, o meglio, la parte più difficile l'abbiamo fatta. Ora è vedere se il glitch è ancora funzionante. Ma credo di sì. Perché, ti ripeto, il personaggio è diventato invisibile. Quindi era quella la cosa importante. Tra l'altro, guarda là, Celeste. Ok. No, dai! E cosa che ho sbagliato? Forse non dovevi aprire il menu di pausa. Forse perché lui usa un'altra. No, non credo che sia la skin. Allora, non lo so. Aspetta, sai che non lo so questa cosa del menu di pausa? Aspetta. Ma vaffanculo, va! Ma dai! Porca miseria! Ma come li fate complicati sti glitch? Dio mio, non so nemmeno come si apre il menu da tastiera in questo modo. Ma dai, c'ero riuscito dopo 80 volte! Scusami, come si apre il menu del personaggio? C? Ma chi... Oh, gioco a 3 anni da Genshin, non l'ho mai fatta sta roba. Mai fatta sta roba, eh. Robe mai viste. E adesso... Adesso il problema sarà rifarlo. Mannaggia la miseria. Non parla più. Ma guardate, si è incazzato il tizio. Cioè, dopo che l'ho salutato 300 volte, si è incazzato e non mi parla più. Ma io... Ma veramente, guarda. Non ti dovrebbe nemmeno far cambiare personaggi, addirittura. Hai ragione. Cioè, il glitch c'è, ma l'ho fatto nel modo sbagliato. Porca miseria. Ma
Guarda te, sto premendo i tasti, non funziona la mazza. Andato! Andato! Mamma mia! Perché non è semplice! Non è semplice questa tempistica, eh! Mamma mia! Ok! Mostra navigazione! Sì! Quindi adesso io non devo entrare nel menu di pausa. Nessun menu di pausa. Ecco qua. Sto premendo C. Ecco qua. Cambiamo la skin. This is the destined moment. Quindi se io premo M. Guarda, se non va nemmeno questo, c'è da spararsi, eh. Ora, io ho ricambiato la skin. Magari questo va ad incidere. Va? È andato! Vedi che è andato! Oh, che cavolo! Ma poi dico io, no? Ma vuoi fare una guida? Ma metti tutti gli step scritti. Non si capisce una mazza. Ok, ce l'abbiamo fatta. Non mi fa cambiare personaggio. Questo no. Però siamo ufficialmente fuori dalla mappa. Oh, tanti saluti a Paimon. Ecco qua, gente. Questo non si può vedere, eh? Questo non si può vedere, assolutamente. Chiamate la Oyo Police perché questo non si può proprio vedere. E poi guardate quante cose ci sono. Ora ci arriviamo. Però prima... prima mi devi far controllare il personaggio col controller. Se no mi viene un infarto a me. E non possiamo cambiare PG, però. Dobbiamo tenerci mona. Allora, so che alla gente può non piacere la signorina, ma è grazie a lei se adesso possiamo fare qualcosa in più. Quindi ringraziate tutti mona, gente. Ok. E io direi di esplorare. E la prima cosa che voglio far vedere è quella robina gialla là. Che cos'è quella roba gialla? Molto strano, eh. Ora ci arriviamo. Vi faccio vedere che cos'è. Che tra l'altro ci sono anche dei laghetti qua, eh. Le texture, bene o male, ci sono, eh. Ora si carica, eh. Guarda come si carica. Ancora niente. Eccolo qua, che si è caricato. Questo è un albero gigante. Io non so che cosa dovrebbe rappresentare. Però già solo il fatto che te lo carica quasi tutto... se lo carica quasi tutto, vuol dire che questa sarà una location importante, no? Tra l'altro, giusto per intenderci, ci troviamo qui. Celestia è ben distante, per chi se lo sta chiedendo. Però un giretto ce lo facciamo sicuro, eh? Assolutamente. Ora, però, fammi vedere. Ah, vedi, qua lui ti porta... è come se fossi sott'acqua, anche se non sei proprio sott'acqua. Quindi va bene. Questo è l'albero visto da sotto. Va bene. Innanzitutto di qua finisce Fontaine, eh? Giusto per intenderci. Vedi che qua è finita la zona di Fontaine. Ti ricordo, la zona di Fontaine è come se fosse una specie di isola, eh? Di qua è finita. E Celestia si trova... è lì, cioè, ora non dico che ci siamo passati, ma, cioè, è un pochino distante, eh? Ok. Tra l'altro, qua che cosa c'è, addirittura? Cos'è sta roba? Vediamo qua che cosa c'è, un super iper mega lago? Con uno squarcio all'interno? Ullala. E di là c'è una cascata. Ah, di là c'è tutta la zona di Fontaine normale. Qua siamo tecnicamente in 4.1, eh? Per chi se lo stesse chiedendo. Puoi farlo solo a Fontaine questa cosa? Beh, una volta che sei fuori dalla mappa immagino che puoi andare dove ti pare e piace, no? Però in questo momento funziona... qui. O meglio, vicino a un qualsiasi teleport, ok? Cioè, io l'ho fatto lì perché quella era la guida. Ma credo che appunto puoi andare un po' dove ti pare, no? Nel faro. Cioè, basta che sei vicino a un teleport. Ok, questa è tutta zona 4.1, eh?
Almeno, credo che lo sia. Ora, adesso siamo... Sì, allora, giusto per darvi un'idea, la 4.1 si espande di qua e si espande di qua. Ok? Guarda, guarda cosa si vede qua. Quello è il vecchio istituto di ricerca di Fontaine. Vabbè. Eccolo là, gente. O lo volevate vedere? Eccolo qua. Sei nel Molise, probabilmente. Dato che è un posto che non esiste, potremmo dire di sì. No, non riesce a andare più in alto con la... Se andate correndo. Ok, con calma, che qua non possiamo utilizzare il povero cazzo. Quindi dobbiamo farcene un pochino la ragione. Eccolo qua, eh. Ok, là ci sarà sicuramente una parte di trama molto importante. E giusto per darvi un'idea, se vi ricordate dallo special plan della 4.0, i personaggi possono entrare dentro quei cubi, perché ci sono dei puzzle là dentro. Ok, siamo veramente molto in alto. Ora, ti ripeto, non dovrebbero avere delle collisioni quelle zone là. Cioè, se tu in qualche modo ci arrivi, non ci puoi stare sopra né entrare all'interno, proprio perché mancano texture e tutto il resto. Però, guarda che bella visuale che hai da qui. Tra l'altro, lì c'è un'altra torre, addirittura. Va bene, aspetta. Ok. Vedi che ci sono altre linee dell'acquabus qua? No, aspetta, si vede tutto. Ah, si vedono altre cose. Però, giusto per darvi... Dove finisce la parte di acqua? Là è finita l'isola di Fontaine, eh? Non ci sono altre zone. Versetti, ho appena visto che è presente un altro porto simile all'entrata della... Sì, sì, ci arriveremo, ci arriveremo. Sarebbe... Ecco, quella robina là, diretto sul mio personaggio, sì. Cioè, è un'altra entrata a Fontaine. Ora per il signore di Everly Principle per portarti indietro, probabilmente. Però prima io voglio raggiungere quella zona di mappa lì. Però facciamo una cosa, passiamo di qua... Passiamo di... Ci avvicino il più possibile a questi cubi. E poi facciamo il giretto e arriviamo là sopra, dai. Così vi faccio vedere le nuove aree della 4.1, eh. Che tra l'altro, non so se sono io, ma si sente anche strano il... sì, avrò dovuto mettere il gadget, ma cambia poco, fide. Ora appare Dan Wake che ti banna, beh. No, però, a parte questo, si sente strano gli effetti sonori, tipo quando salti, utilizzi il wing glider o quelle robe là. Quindi è un pochino strano. Qua ci sono altre rovine, sto per farvele vedere. Vedi, qua mancano un po' di texture, eh? Un pochino di texture sono... mancano all'appello qua. Però vedi, qua ci arrivava essenzialmente uno di quei ponti dell'acquabus, perché questo è, questa rovina qua è letteralmente quello. Ora, vediamo se ce la facciamo. Sì, dovremmo farcela ad arrivare tecnicamente sopra uno di questi cubi. Nonostante la stamina che si sta riducendo al massimo. Ok. Ok, non ce l'abbiamo fatta per pochissimo. Ma il ponte è distrutto o devono solo finire il programma? No, no, tecnicamente è distrutto. Poi, ovviamente, come questa arriverà nel gioco finale, non lo sappiamo. Ok, guarda qua un po' che cosa c'è. Ovviamente è tutto placeholder, ci mancherebbe. Però intrigante, eh. Molto intrigante. Ma guarda te che cosa c'è qua. Vogliamo andare in alto. Sì, andiamo in alto. Magari mi fai un'altra visuale più carina. Ecco qua, vedi? Questo è uno dei ponti. L'erba è bella. Sì, l'erba è molto carina. Qua c'è una minima torre.
più altra montagna. Ha collisioni questo? Non ha collisioni, ecco, il ponte non ha collisioni, quindi se vuoi andarci sopra non lo puoi fare. Vietato. Però il resto sì, il resto dovrebbe averlo. Sì, questo ci avrà sicuramente collisioni. Ora, indicativamente mi pare che qui, o insomma in questa zona, dovrebbe esserci una statua di Set. Che non è visibile, ovviamente. Qua si vede anche qualcos'altro, ovvero questo meccanismo. Non so se ci può interagire a tutti gli effetti. Ullala. No, non possiamo interagire con questo robot. Ma credo che sia una sorta di ascensore. C'è una sorta di clessidra qua. Molto strano. Possiamo arrampicarci, insomma. Sì, poi il resto non ti fa fare molto. Lo faccio vedere dall'alto. Molto strano. Cioè, richiama un pochino qualcosina con Pneumeosi, eh. Ullala, guarda come si vede da qui. Allora, vogliamo fare un pochino di zoom? Facciamo un pochino di zoom, va. Beh, non si vede granché, eh. Non si vede molto. Sono più le texture mancanti che altro. Però di qua, ecco, di qua invece c'è qualcos'altro. Di qua c'è l'altra parte finale di Fontaine, vedi? Non c'è nient'altro di qua. Di qua finisce Teyvat, poi. O meglio, ci sono altre zone di là. Però tecnicamente è finito. Tecnicamente è finito. Noi siamo ai limiti della mappa della 4.1 in questo momento, gente. Se dopo di questo le texture non hanno più... cioè, non sono più fatte bene, vuol dire che proprio siamo ai limiti. E per quanto io ne sappia, la mappa non dovrebbe espandersi oltre, anche perché, come vedi, siamo proprio alla fine dell'isola di Fontaine, no? Quindi ha senso che sia tecnicamente così. Eccola qua la torre, quest'altra torre, che ha texture messe molto male, eh? Cioè, si vede... che questa robina è stata messa un pochino a caso, eh. Non c'è niente, cioè, è fatta solamente per essere da roba come sottofondo questa, vedi, non ci puoi entrare dentro, ma non c'è niente, non c'è. Va bene, non che avessi chissà quale aspettative, eh. Di qua dietro c'è qualcos'altro. Ah, un altro di questi così del ponte per l'acquabus. Aspetta. O qualcosa del genere. Eh sì, immagino che sia una roba del genere. Vediamo qua sopra che cosa si vede. Quello è un altro dei limiti di Fontaine. Ecco qua. Oddio, dopo una scalata di... non so quanto tempo ce l'abbiamo fatta. E questo, gente, è il punto più alto al momento raggiungibile in tutta Teyvat... su Genshin Impact. Cioè, wow. Ok, non siamo sulla stessa linea d'aria di Celestia, però ci manca poco, eh. Ci manca poco. Cioè, giusto per dare un'idea, lo vedi dov'è l'albero di Sumeru? Lo vedi dov'è l'albero di Sumeru? Aspetta. Eccola là, signorina Celestia. Molto bella, però ci sono troppe nuvole. Troppe nuvole. Potremmo stare qua per ore ad ammirarla, eh. Per ore. Però non c'è niente da ammirare, perché è semplicemente un modello 3D, eh. Non c'è niente là. So che a noi ci piace fare teorie, gente, ma non c'è niente. Ora, giusto per darvi un'idea, facciamo tipo così. Ecco qua.
Ecco, questa è la maggior parte del cielo esplorabile su Teyvat, lo vedete ora su schermo, gente. Lo state vedendo ora su schermo. Cioè, vedi? Qua si vede l'albero di Sumeru, la piramide, si vede anche la torre, questa qui di Fontaine. C'è l'istituto di ricerca, si vede quella robina là sopra Liyue. Poi dovrebbe esserci da qua. Siamo vicino anche a Mostad. Là c'è vecchia Mostad. Il Jade Chamber non si vede, ma c'è l'albero di sempre di Sumeru. Insomma, tante cose. Tante cose. Molto bello questo screenshot così, Vedi che c'è qualcosa che non funziona qua, C'è giusto qualcosina che non funziona. Te l'ho detto che quando vai fuori dalla mappa, alcune cose non si vedono chiaramente. Ah, vedi, qua è l'altra zona di Fontaine, Qua c'è la parte finale, più altre zone. E tecnicamente, se quella non esce Snaia, non so che cosa sia. Vedi, quelle sono tutte zone un pochino più fatte meglio. Eccola qui l'altra entrata a Fontaine. È renderizzata? E mi sa di sì. Sì, tutta renderizzata questa, guarda te. Prossima tappa, torre, gente. Per qualche strano motivo non è presente l'ascensore lì, ma sì, ho visto pure io, cioè. Non c'è a tutti gli effetti l'ascensore, ma c'è un buco qui. Però da qui, tecnicamente, dovrebbe partire un acquabus, dovrebbe. Però guarda, c'è proprio quasi tutto. Vedi? Di qua si va in basso e vai tranquillo. Se ti chiedi che cosa si vede da qui, eccolo qua. Tra l'altro c'è una sorta. Sì, c'è un vetro. Sì, hanno messo un vetro qui. Aspetta, proviamo a riuscire a vederlo dall'esterno. Queste sono tecnicamente altre zone di. Insomma, Liyue, Sumeru, qualcosa del genere? Vedi, di qua si vede letteralmente Dragonspine, Mostad, di là c'è qualcosina legata a Sumeru. Innanzitutto le texture non sono un granché, ma non si sente nemmeno il rumore della cascata. E gli effetti sonori sono un pochino sfasati qua. Guarda qui, tutto bianco. Non è proprio un granché. Allora, dov'è Celestia? Dove sei, mia cara Celestia? Dove diavolo sei? Da qualche. Vedi, siamo quasi sotto, Quasi sotto Celeste siamo. Mi ci avvicino, va? Andiamo proprio sotto Celestia, gente! Che io mi aspettavo che era una zona normale di Fontaine, ma invece non sembra essere, perché qua c'è letteralmente la fine dell'isola. Cioè, noi avevamo parlato in una puntatina del Drama League qualche tempo fa di come sotto Celeste doveva esserci una specie di lago speciale, queste cose qua. E alla fine. Cioè, ora non ti dico che non c'è nulla, ma siamo proprio ai limiti stessi dell'isola di Fontaine. Cioè, ci puoi pure andare sotto. Ma che cosa vedi? Non c'è proprio niente. Al momento non c'è proprio niente. Vedi, siamo quasi quasi perpendicolari, Avviciniamoci un altro po'. Stiamo avvicinando anche alla torre. Sì, guarda, siamo proprio vicini vicini. Ora non voglio andare sotto perché poi non saprei più come rientrare. Sarebbe preoccupante se ora trovassi un modello della livello in peso. Vabbè, addirittura, calmiamoci. Allora, aspetta. Eccolo qua. Siamo lì lì quasi,
Cioè, meglio, per andare proprio sotto sotto Celestia, devi uscire dall'isola di Fontaine. Manca proprio poco. Però non lo voglio fare. Non lo voglio fare perché sennò poi mi viene complicato risalire. Meglio, non so come risalire perché è un problema poi dover passare la mappa normale e farsi a 300 giri. Io c'ho sempre la preoccupazione di cadere giù, eh. Vabbè, ok, quindi niente. Chi si aspettava di vedere chissà che cosa, gente? Purtroppo no. Questa è Celestia. Ok. No, oh, meno male. Eccola qua la torre, gente. Location Striper mega curiosa, eh. Dovrebbe essere una specie di prigione a quanto si dice in rete. Abbiamo alcuna conferma di tutto ciò, eh. Poi non sembra esserci un'entrata a tutti gli effetti, quindi andiamo di qua per il momento. Ok, questo è l'interno della torre, gente. Anche qua sembra esserci una specie di... Sì, c'è una sorta di ascensore. Che immagino ti porta su, giù. Un altro punto più in alto. Qua cominciano ad esserci delle strutture un pochino rotte. Ok, siamo alla parte più in alto, gente, della torre. Qua, sì, la parte più in alto, eh. Qua le texture cominciano un pochino a mancare, si nota. L'albero di Sumero è veramente molto più carino, visto da questa prospettiva. Ok. C'è anche Celestia in sottofondo che non ci abbandona mai. Calma. Calma, calma, calma. Ok, ci siamo. No, dai, non mi fai arrivare proprio su, 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 su. Niente, non arriva proprio su. Vabbè, pazienza. Cioè, meglio, magari ci si può anche arrivare, ma va bene, ci basta anche questo. Ok, gente, questa era un pochino l'esplorazione che si può fare, insomma, con questo glitch molto particolare. Ripeto, credo che funzioni solamente su PC e su mobile, perché altri modi sicuramente su console non ne vedo. È veramente molto interessante, perché, cavolo, ti fa esplorare zone che ancora devono uscire, o ti fa vedere cose che non avremmo dovuto vedere. Però la cosa strana, se devo dire, di tutto ciò, e che Fontaine, a prescindere da quello che magari si poteva pensare, non si espande così tanto da questo lato, no? C'è proprio tutta una zona di lago, di mare, non saprei neanche io come definirla, che proprio va a dividere tutta questa zona. Quindi quello che noi vediamo è come se Fontaine fosse una specie di isolotto, che è innalzato rispetto alle acque, questo sì, però non è collegato ad altre zone di terra, cioè, o meglio, ci sono alcune zone, ma sono proprio al di fuori di questo isolotto innalzato. Cioè, capito? Ti basta vedere qua che una volta che tu arrivi in queste zone e vai un pochino più in là, cioè, capito? Andando invece da questo lato è finita. Cioè, noi, almeno io mi aspettavo che Fontaine poteva non solo ergersi, ma espandersi anche verso di qua a destra, ma invece non è proprio così. Non è proprio così. E se vai a finire sotto Celestia, la zona che è proprio sotto Celestia non ha al momento nulla di speciale, ma si trova letteralmente ai limiti di Fontaine e, insomma, quel mare che circonda, quel lago che circonda questa zona. Un pochino una delusione, perché ti ripeto, da quello che era stato leccato e tutto il resto si dicevano veramente altre cose, e quindi, insomma, avevo altre aspettative. Poi certo, questi sono contenuti placeholder, possono cambiare, magari aggiungeranno altre zone, che ne sappiamo, o meglio, qualcosina la sappiamo, perché ci hanno detto che da 4.1 aggiungono robe, 4.2 pure, e poi dovrebbe esserci un'altra zona da 4.6. Quindi
Vediamo se poi sarà effettivamente così. Però insomma, questo glitch è veramente molto, molto interessante. Dove l'ha teletrasportato? Ah, vedi? Vedi? L'ha teletrasportato nella statua dei sette. Vabbè. E non mi ha dato nemmeno l'accesso a Mona. O meglio, a Kazuha, sorry. Il gioco, io è come se fossi là. Però aspetta, vediamo se lo provo a utilizzare qui. Non va. Se provo a utilizzare il parametro Transformer, nemmeno. Non va. Non va, non va. Vediamo cosa c'è se cambio parti. No, aspetta, 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 aspetta. Aspetta. Ok, adesso io sono passato a Kazuha per qualche strano motivo. E la skill la posso utilizzare. Se fai nella configurazione del party, a prescindere che adesso sono in coop, e vai al posto di Mona e ci metti un altro personaggio, dovrebbe passare il controllo al prossimo PG o qualcosa del genere. Poi non so se questo è dovuto dal fatto che siamo entrati in coop, non lo so. Però adesso ho accesso a Kazuha e alla sua elemental skill, che ovviamente è molto utile se ti va di esplorare queste zone, ovviamente.